Sono Camila Razzovic, conduttrice televisiva. Relax and enjoy the ride. Siamo arrivati al momento delle avventurine di Pene e Vagina, eccole. Camila. Ciao Marco, come stai stasera? Tutto bene, grazie. Prego. Bella. Io? Cioè, voi mi volete dire che le vostre nonne non avevano nel loro paese la libertina? Quella con cui tutti se la facevano? C'è il pazzo, c'è la prostituta. It's gonna be a short break, but then straight after that we're gonna have Shabarang and John Penn, so make sure you stay right where you are. I wanna see you all right there. C'è anche la puttana. See ya, take good care of yourself, bye. E non è sbagliato. I hope to get you guys in the mood tonight. C'è un problema familiare. Start our sexy show immediately. Perché se l'educazione parte a 14 anni a farle fare il provino per fare la velina, c'è qualcosa che non va. And more sexy tune. Ma come può una ragazzina love in our own way. Che vede alle 6 di sera tune. Ma per me è meno volgare parlare di un'erezione o di un orgasmo clitorideo back tomorrow to spread a little love in our own. Piuttosto che vedere una right now, but stay with us because straight che ammicca la telecamera sbattendo le chiappe davanti alla televisione alle 6 e mezza di sera. Perché quello è da bordello. Well, guys, I'm afraid that's it. Cioè è un bordello. Oh. E tu lo stai mettendo in video? Back for more, huh? Well, you guys just can't get enough, can you? Perché una ragazzina non dovrebbe prenderla come modello? Ma è vero che ci sono i poveri nel mondo? Mm-hmm. Ha soldi, è famosa, è fidanzata con un calciatore. E io gli ho subito detto, amore mio, noi non siamo ricchi. Ha tutto. Quando si trova un coniuge ammazzato, la prima persona inquisita è l'altro coniuge. Sì, divorziata, sono già al secondo matrimonio, ho finito pure quello. Questa la dice lunga su quel che la gente pensa della famiglia. Però effettivamente mi ha messo in difficoltà. Perché da un lato è vero che ci sono i poveri, dall'altro non vorrei che lei già avesse la distinzione ricchi, poveri, borghesi. Allora ragazzi, il Kilimangiaro, no? Questa trasmissione è piena di servizi così che fanno vedere quanto è bello il mondo e fra un servizio e l'altro ti programmano la pecora, no? Velocemente, allora i limiti, dato che abbiamo capito quali sono i punti forza e quali potrebbero essere, il limite dell'Europa quale può essere? Che deve darsi uno scatto forte, veloce. E per far ciò deve rifare innamorare i cittadini europei, facendo per i cittadini europei quello che loro sento come problema. Capito, pecora, tu non devi vedere come un problema noi, pecora, devi amarci, pecora. I veri problemi di questa Europa, ecco, se non è coesa, sono le minacce esterne. Cioè, il lupo cattivo. Una strada interrotta. Certo. Noi per la prima volta, questi tre signori sono... rappresentano tre paesi, tre potenze, l'America, la Cina e la Russia, che non sono mai state contemporaneamente. Ma per fortuna, pecora, ci siamo noi a proteggerti. Era forte l'America, era debole la Cina. Certo, adesso sono tutti e tre dei e top player. Tre, certo. Scommettono su un'Europa debole, divisa, certo, e non quindi, coesa. Se ci vogliono male, ragazzi. Ma per fortuna ci siamo noi. Putin, devi negoziare noi in giacca e cravatta gas, che no, ma dopo ti salveremo. Perdonami, però. Ti fare anche va tutto bene, pecora. Ci siamo noi per te. E allora invito a raggiungermi sul palco la presidente di Emergency, Rossella Miccio. Qui possiamo vedere il sole finto con la luce e le scie chimiche in alto a destra e i scacchi dei massoni. Tutti massoni questi ragazzi, questi che sembrano che gliene freghi qualcosa dei neri, no? Degli africani, della gente che sta in guerra, no? Ovviamente ci sarà la nostra bellissima Gloria Aura, oggi in versione Grace Kelly. Ma che Grace Kelly? In versione casomai... Vabbè, Sadomaso mi dà idea con quella roba. No, ma cosa bellissima, bellissimo, forse. Ma quella cosa così. Il pranzo da buttarci in mezzo, cioè, ci sta sempre, no? Molto donna, sì. Vabbè, belle spalle comunque, complimenti. Esistono i giganti, ragazzi? Ma le mura ciclopiche di Micene si chiamano così perché, secondo la leggenda, sarebbero state costruite proprio da loro, proprio dai ciclopi. Eh sì, sono mura gigantesche. Leggenda, ovviamente. Quindi loro vediamole come prostitute, come soldati in mano a quelli che ci vogliono morti, no? E adesso... guardate un po' cosa ci dicono. Entrata in vigore, c'è un controllo delle nascite, della natalità, un po' come la Cina tanti anni fa, c'era il controllo del figlio unico. Ecco, adesso c'è stato un boom demografico in Egitto. Boom demografico, più di due no. 3-4 figli è una tradizione, una regola che va, insomma, dal... E allora... È una regola vecchia, capito, tutti questi figli, no, non va bene. La crescita demografica non corrisponde, non va di pari passo con la crescita economica. Pecora, quindi devi morire, pecora, pecora!
Amore Criminale vuole ricordare tutte le donne che hanno avuto la forza di lasciare gli uomini che le maltrattavano. Io ho sempre scritto da quando sono piccola. Qualcuno lo deve pur fare. Quella malinconia che veniva ai soldati svizzeri quando andavano a combattere all'estero. Dunque, i soldati svizzeri, i mercenari. Vediamo a che punto arrivano i mostri, ragazzi. Lo facciamo con l'uomo che sussurrava ai cespugli, il nostro botanico di riferimento, Stefano Mancuso. Grazie. Ecco, questo mostriciattolo ci dirà che dobbiamo convivere gli uni con gli altri. Le pecore devono stare zitte e devono accogliere. Ti piace? Anche le piante lo dimostrano, guarda. Ma delle sue alleanze? Sì, perché le piante, come abbiamo, ormai lo sappiamo, diciamo, ma è noto, siccome non si possono spostare, quindi non se ne possono andare in giro quando c'è qualcosa che non va bene. Sentiamo. Hanno imparato un'arte sopra. Capito? Quindi che fa la pianta? Pecora, che devi fare? Devi accogliere. Per fine, che dovremmo imparare anche noi, che è quella di stringere alleanze invece che fare guerre con tutti quanti gli esseri viventi che le circondano. Capito? Pecora! Pecora, sveglia, pecora! It's okay, shh. Trasmettere i nostri valori, ecco, questo. Ecco, poi ci sono però momenti in cui capita. Poi ci sono, scusate, mi sono sentita un po' maestra per un secondo. Secondo me potrebbe un attimo leggere anche le statistiche dei preservativi. Separiamoci tutti e non tutti dicono è meglio. Credo che la natura umana sia curiosa, Jay-Z, per genetica. And now just to make your temperature rise a little bit more. Prendere una strada che è una scorciatoia per arrivare dove vuole. Welcome again, my lovers. La coppia monogamica prolungata è una forma di perversione per la quale noi non saremmo strutturati. Io ho tre maschi, sono circondata da piselli in ogni forma. E voi mamme di maschi, voi sì, avete una grandissima responsabilità sulle spalle, voi di maschi italiani. Io guarda, lo dico ogni giorno, per cui ogni giorno gli ricordo di quanto sia inferiore, vero Gio, la razza maschia. Io ho la dimostrazione pratica in classe, se devo prendere una puntina solo su un tavolo in alto, devo appendere un poster, mi manca una sola puntina, mi guardo in giro rapida, individuo la persona giusta, di solito dico alla bambina, Valentina, mi apri il cassetto nella scatoletta dentro, mi prendi una puntina bianca, ci sono 40 scatolette e 20.000 tipi di puntina, la bambina mi torna dopo 4 secondi netti con la cosa giusta. Trovo un maschio mio, Lorenzo, l'altro giorno, non c'era una bambina neanche a pagar l'oro. Mi vai nel cassetto? It's not just about money, it's also about doing something that is a bit... Ma attenzione ragazzi, è arrivato il prossimo esperto. Sono tutti sexy questi esperti che ci programmano. Stiamo parlando delle isole al nord della Norvegia, dove praticamente dicono che convivono pacificamente tante popolazioni, tanti tipi di tante nazionalità. E quindi, secondo voi, come viene programmata la pecora? Così. Geografica, no? Esatto. E tu hai raccontato appunto questo questo melting pot, chiamiamo. Melting pot. Che vediamo. Tommy, in questo caso lui arriva da Oslo, però ci sono più di 40 nazionalità presenti sull'isola che convivono pacificamente. Capito? 40 nazionalità, guarda la modella, guarda, è fotografa lei. E questa è la particolarità delle Svalbard, che dove forse la natura domina, il confine è determinato da questo, solo dalla natura, e c'è una questione di sopravvivenza che fa sì che le persone si riuniscano, si uniscano e si sostengano. Convivere. Assolutamente, la comunità è molto coesa, è molto forte e ci si dà molto una mano. Quindi diciamo di nuovo, l'abbiamo detto anche prima, è un po' un esempio concreto della convivenza internazionale, multietnica, multireligiosa, quindi si può fare, si può fare. Mondo dove questo esperimento sta funzionando. Capito, pecora, capito, pecora! Per fare le torte uno fa 5 prove e sta tranquillo dicendo ecco la quinta mi è venuta bene, sulla cosa più difficile in assoluto che la coppia, la prima deve andargli bene per forza. Sì, esatto, ecco, insomma, non resistete così tanto se non vi è venuta bene, insomma, bisogna vedere quanto ci vuole per ristrutturarla. Certe volte è meglio comprare una casa nuova, è certo. Una cosa... Educando. In bocca al lupo per le tue mostre in apertura, bello avere una giovane italiana fotografa che attraverso certo. Il suo sguardo può raccontare le parti e gli aspetti diversi del mondo. Certo. E non ho capito cosa mi state dicendo, perché dove andrai? Ecco, ecco, questa è una fotografa, ragazzi. Copriti, trellitusa. Questa è horror. Sveglia, pecora!